la rivas. Ok, sto provando la funzione Quick Defrost per scongelare la peperonata e adesso vediamo, me l'ha impostata a 2 minuti praticamente, neanche 2 minuti, adesso vediamo che succede. Già finito. Vediamo. No, è completamente posato, io non capisco. Adesso mi rileggo le istruzioni. Allora, la funzione Quick Defrost praticamente è una funzione del microonde, no? Io ovviamente la peperonata era congelata alla forma di bicchiere, non sapevo se potevo metterla, diciamo, nel piattino di vetro, ovviamente no, se no andava tutta fuori. Non sapevo se metterla in quel suo piattino metallico che si usa nel grill, e quindi ho detto, per non sbagliare, mettiamo la funzione grill e scongeliamo con quella, vaffanculo. Niente, dovrò comunque procurarmi una specie di vaschettina di vetro adatta per i forni. C'è un qualcosa che sia adatta sia per il forno che per il microonde, che nel caso in cui, sai, non si sa mai, insomma, un qualcosa non di usa e getta, ma da lavare, insomma, ecco. Quindi sì, quella sarà una cosa che mi servirà. Perché dopo, da ignorante, ho detto, l'ho messa anche dentro qua, no? È la mia tazza di ceramica, a parte che è un preziosissimo ricordo della Scozia. Ma ho detto, cazzo, e se scoppia? Perché io mi ricordo, ho lavorato in una fabbrica di ceramica, e se c'erano ceramiche troppo, diciamo, grosse, spesse, che andavano scaldate troppo, scoppiavano. Perché di solito io e il capo facevamo le cacche di ceramica, no? Le mettevamo dentro al forno e poi scoppiavano. Sai che altro? Oh! Che mancava, oh, che ben capito, oh, per una volta tocca a lui, cancara moana. Ma che tipo? Siedo vicino a qualcuno, questo CP è il qualcuno, e sei timido? Ma come mai tu qui, CP? Come sei bella, amore! Ti sarò per sempre. Martigno, na 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 na, calè! E sei ancora in catalessi? Possibile? Sarà in fase... In fase REM? Fase Pink Floyd? Calè! Fase sto cazzo! Ah, e che non si è morto? Che c'è, ogni altro ogni volta organizzano i raduni, con tutto il rispetto, ma succede sempre robe... Non eremo sì, l'odore. Insomma, toccando ferro, insomma, però... Sentivo che l'odore acre in giro... Se mi cade, te dici... Ciao peggio. Non dirà? Il cane è che sbaglia o il mio? Ma è che non si è morto? Non è lui che sbaglia. Il cane che sbaglia. Italia, è arrivato anche Marco! Ehi là, ciao amici! Chi è Marco? E se quello là? Dove c'è Marco? Ma se fosse per quello, ormai basta! Ecco, se arriva anche l'impestà. Impestà, dai, mettete comodo qua. Allora ragazzi, adesso farà Fabio da cameraman, se non moriamo appestati, no? E facciamo la Cristina Parodi in camper e prepariamo il garlic bread, la famosa ricetta australiana che ti avevo già anticipato quando eravamo sul mercato. No, dai, senti che cosa la pancia. Magica, magica. Allora, aspettiamo sto garlic. Passiamo all'azione. Allora, per fare il garlic, innanzitutto alla veneta, quindi un bicchiere rosso sempre a disposizione, no? Spremi aglio perché ci serve. Allora, noi intanto ci prepariamo. Aspetta, perché i bicchieri li ho finiti tutti per sti 4 alcolizzati. Che vado mangiando Giulietta. Bicchierino, dove noi ci spremiamo? Quanto siamo? 4 persone, direi come minimo uno spicchio intero di aglio. Testa? Sì. Minimo. Spicchio nel senso tutti quanti. Servirebbe un tagliere, però Fabio, l'ho perso. È bellissimo, Fabio.
Mamma mia, guarda qua il sesto del frigo. Mamma mia, guarda cavi, cavetti. Poi non vorrei se sta sul posto. No, è effettivamente una roba a regola d'arte. Tutte sue canaine, tutto perfetto. Questo è brutto, butta via. L'aglio del Lidl. È cinese o italiano? Non so, te un risparmio relativo. No, è che. L'aglio costa niente, neanche il nostro. Lo so, però se portare l'aglio dalla Cina non è granché. Chissà cosa c'è là dentro, anche perché l'aglio. L'aglio cinese che fa. No, in teoria le proprietà che assorbe l'aglio, non si sa poi se sono dicerie o altro, no? Però. Hai capito? Una volta c'era la credenza popolare che mettere la cipolla era, no, non l'aglio. Dopo che le sigle sono le sigle. Rettifichiamo, era la cipolla, no? Che la mettevano per assorbire le malattie. Certamente, tagliata a metà sotto il letto. La cipolla. Vedi? Adesso mette il riso per assorbire l'umidità, ad esempio. Lo sapevo. Ah, perché me la fai cipolla e me la metto sotto il culo, così mi faccia. Su per curati, altro che sotto il cuore. Che se che mi passa male di gola. Ma le lacrime mi dopo sempre però. Le lacrime mi dopo sempre dopo. A me importa, basta che lacrime per qualcosa. Vabbè, comunque tornando al nostro discorso del. Niente, bisogna avere un fiato e pazienza, sbucciare intanto tutto l'aglio. E quanto spicchi fetto? Una testa di chi l'ha? Beh, uno le poco a testa. Ah, io non dico più niente me. Ma no, ti pensavi di basarmi? No, mi farò un patè. Ah? Un patè d'aglio. Sì, ma continua di basarmi. Sì. E ti tiri dopo corteo. Cioè, la nostra bruschetta teotaico corteo. Tipo in Scozia dove abitavo io lo usavano proprio come antipasto, però era a pagamento, ossia a richiesta, no? Mentre in altri ristoranti, tipo in Olanda, te lo danno proprio di default, anche nei ristoranti argentini. In Olanda gli fa un po' di tutto quell'aglio. Sì, però col burro in Olanda. Ti danno proprio questo burro nelle vaschettine. Raffreddato ovviamente, non caldo, fatto al momento, quindi un po' duro, diciamo, da spalmare sul pane. Noi quando andavamo su in Olanda là per lavoro andavamo a mangiare nei ristoranti, ci imbucavamo di sto garlic bread. E dopo non mangiavamo un cazzo di quello che c'era da mangiare. Allora, prima volta che là in ristorante, io lavoravo in ristorante, no? E sto mio collega. Ma chi ti vuole il ristorante? Sì. Ma ti vuoi lavare piatti? No, facevo il cameriere. E mio collega mi fa, dai prova sto garlic bread. Fa, ma sei matto, panco l'aglio, che schifo. E prova, insisti, e vabbè, da quel giorno, cioè ogni portata, che erano tipo 6 pezzi, ne arrivavano al tavolo sempre 4 e 2 me li tiravo giù io. No, è una droga, è buonissimo proprio. Va bene, per raffreddore. Praticamente devo drogarne stasera. Devo drogarne stasera. No, è vero. No, signore. Adesso vedrai che roba. Ah, Megito, signora, sul mercato è seguito d'arte. Megito? Qua è. Ah, sì? Qua è, signora. È passata male che non ti hanno detto a passare. Ma passa davanti, sta p***a. Non ti fermare. Bip. No, ti fermi, No, ma serio, ancora? C'è gli altri, Viola, vergogna! Stavo poco bene, non era. Guarda, quella roba in mano! Oh, era tre solo! Ma non è che posso sentirti nemmeno uno! No, ma ieri! Ma ieri! Non posso andare male! Ma ieri! Mi vedo come lo sapevo! Ma che bella galanteria! Ma che bella, dove c***o! La tua galanteria! Bip! Due bottiglie di whisky e una busta di savoiardo! Sì, tanto non ne andava, quindi va tranquillo. A te l'avevi detto, ok, sì. Se mi vedete in camper. Che sì, solo che dopo ha cambiato idea, proprio per sto atteggiamento abbastanza antipatico e maschilista nei suoi confronti, insomma. Sembra poco bene. No, non è giustificabile, sì. È proprio. È sessista, no? Ma sì, è come diceva Cohen, è proprio nel momento del deperimento, della stanchezza, che l'uomo mostra, no, le sue energie, le sue capacità. Sì, se non mettere neanche a Lusia, come possiamo dargli? Ah, Dio mio. Comunque, Italia, benvenuti nel Coto e Singanato. Adesso siamo arrivati al momento in cui con lo spremiaglio ci spremiamo dentro al bicchiere, cioè io uso un bicchiere, dopo insomma ognuno fa un po' quello che vuole, una vaschettina, inizi a spremere tutti i spicchi di aglio, no? Tac. Non preoccuparti se restano i pezzi grossi, li ributti dentro e te li ritriti alla fine. Tu vacci tranquillo, per la quantità ti dico, si va a esperienza, si va ad occhio. Secondo me in 4 persone un pezzo di aglio, che quanto sono 10 spicchi, è giusto, non è tanto, insomma, ecco. Cotto e singanato. Buah, tacci che ho l'aglio, che è un famoso
antibiotico naturale. Certo. Infatti anche Ippocrate lo menzionava sempre come spesso come medicinale. Chi è Ippocrate? È Mesio. Sì, sì, sì. Ognuno che si che merita. Esatto. Era un ippocrate. Qua in Italia non puoi capire perché c'è un discorso sotto su sta roba. Però magari c'è il senso, dai. Allora, diciamo, adesso che... Beh, questo lo metterei anche via, sì, ma... Basta che tu intesti. Sì. Ritritriamo. Poi anche se restano pezzettini grossi, insomma, poco importa, basta che non ci siano proprio i pezzettoni enormi da mangiare, insomma. Fa karakiri, mi chiede. Esatto. Vedo karakiri. Ma non ne posso mica più, se... Ma dai, veloci, prima che muoia Michele. Ma guarda che prima. Ti ha sentito i petardi prima? Elisa ti ha sentito? Ti ho sentito? Vuoi farmi fumare? Io? Sì. Rimane in il video, scusa un attimo. No. Allora, per quanto riguarda l'olio, io vado ad occhio. Tieni conto, siamo 4 persone, guarda. Io butto dentro un 40 millilitri ad occhio. Sì, questi sono un 40. Un po' meno di metà. Sì, che con gli acoli e con gli altri. 100 bicchiere. Sono restato con Fel Barman. Con l'aglio dentro arriva a questa altezza qua. Dopodiché ci premuniamo del prezzemolo. Abbiamo preso il prezzemolo congelato, visto che adesso ho la fortuna di avere il congelatore e quindi non dover essere più costretto a prendere quello liofilizzato. Adesso aprilo te, con le mani unte di olio ed aglio. Fatto. Anche qua andiamo ad occhio, tieni conto che non deve essere sommerso di prezzemolo, però insomma deve essere anche... Quanto ho buttato? Un cucchiaio e mezzo. Dopodiché... Poi si deve fare qualche video porno, un po' l'artista. Mi sembra come ti mi li fa, non li guardo. Ti fa? Mescoli il tutto. Allora, tieni conto, come ti dicevo prima, in alcuni stati tipo Scozia o comunque Olanda o anche da altre parti usano metterci anche il burro, puoi usare anche il burro vegetale. Io inizialmente lo utilizzavo il burro vegetale, dopo ho visto insomma che me ne serviva sempre una cacchiatina e lo buttavo via, allora ho continuato anch'io a seguire la ricetta originale, ossia quella senza il burro, ecco. Filone di pane. Allora, tu prendi un bel filone, adesso accidenti, devo tagliarlo un po' alla va che te va. Bello il cassettone portaposato. Ti ho visto? Perché non ho il tagliare, cioè non lo tagliare, ce l'ho ma non lo trovo. Perché sai, d'altronde quando traslochi purtroppo è così. E come lo taglio? Niente, così stanno. Ah, spicchio di selama, secondo me. Non prendere. Spicchio. Questo glielo darò al CP. No, adesso ti faccio vedere. Vengo più vicino? No, ci sto. Allora, altezza tieni conto un centimetro e mezzo, no? Perché non deve essere troppo fino, se no si secca, e non troppo alto, se no insomma è più mollica e pane che altro. E noi abbiamo preso un filone molto stretto, in realtà ci vorrebbero i filoni, se quelli classici, grandi, che trovi al panificio. I veneti? Sì, non quelli che trovi al Lidl. Però vabbè, questo c'era e questo abbiamo preso, insomma, ecco. Cioè, così ti viene proprio un cicchettino. Secondo insomma, me se lo tagli un po' a fitto di selama un po' si allunga, Se tagli in diagonale? Sì, per carità, però... Tagliarlo bene in diagonale, bene, di più. È sbolliccio, perché il tempo anche non aiuta. Abbiamo un'umidità qua circa del 169%. Quanto per cento? 169. Sì. Un po' secco? Sì, sì. Che è? Tira fuori la bottiglia rossa. Dove sei? Dove fresca? Non mi tocca il salame. Ah no, allora no. E allora cosa? Dite Michele. Sono finito come un cassetto, vorrei morire. Perché siamo che non esiste un tasmoro, niente. No, vorrei morire. No, questo è per te. Ti Marco dove cosa? Dite. Mi sembra una normale bruschetta, la differenza della nostra è che noi prendiamo l'aglio, lo grattiamo sul pane e poi ci mettiamo l'olio. Qui invece tu già mischiato tutto prima. Sì, esatto. Beh, intanto puoi tostarlo anche il pane, mi sembra, no? Diciamo va cotto in forno, però non tipo come fa mia nonna che lo fa bruciacchiato, croccante. Non deve essere croccante, deve essere... Leggermente. Avere la doratura, si usa dire, no? Bravo. Proprio la prima doratura, perché la
mollica deve rimanere morbida, il pane morbido. Bene l'Italia, allora adesso ci prepariamo il pane da mettere in forno, da infornare. Vedi, quello del Lidl ha anche sta fregatura, perché vedi, ha tutti sti buchi nella mollica. Cosa succede? Poi ti esce giù, va bene. Una scarpetta sotto, dai. Vabbè, pazienza, dai. Eccoci qua. E poi con un cucchiaino ci spalmi sopra la, chiamiamo, la salsa garlic. La vendono anche già fatta, è che è molto rara, veramente. Trovi di quei supermercati, quegli ipermercati che hanno 50.000 salse, anche del Burundi, cioè proprio di paesi proprio non sconosciuti di più, e non hanno la salsa garlic, cioè incredibile sta roba. Ma non era meglio tostarlo prima e metterlo dopo, o va cotto? No, cotto. No, ma dice, ecco, contrario di noi che la bruschetta facciamo prima, facciamo tostare. No, assieme. Perché sennò, se è morbido, fa fatica a grattare l'aglio, ma nel nostro caso. No, se è morbido il pane, dico, perché lo tostiamo prima, no? Assorbe? Non solo, ma siccome tu puoi spalmare l'aglio duro su un pane morbido, non ci riesci. Devi scaldarlo in modo che faccia un po' di crostina, e lo grattando l'aglio. Lo spalmi a coltello tu, l'aglio sul pane? No, lo spalmi grattando. Ah, proprio grattando l'aglio, sì. Come fosse carta vetrata. Esatto, bravo. Che pan mai tu? Pan de sega, eh? Aia, segale, se che svegliato. Inforniamo. Mettiamo la modalità grill, fammi pensare, io direi 3 minuti intanto, poi vediamo come viene, perché ancora non conosco bene questo forno, quindi intanto 3 minuti di grill, 3 minuti e mezzo, e poi vediamo. Eccoci qua il risultato. Allora, con le mie, intanto le mie bellissime prese da drogato, prese ad Amsterdam. Ponte. Sì. Beh, insomma, è mese a storia, cioè se l'unto storico. Che cazzo, non ho capito. Se no, che storia è, che roba storica è. Allora, vediamo innanzitutto ad occhio a vederle. Mi sembrerebbe. Vediamo. Mi sembra abbastanza croccantino. Signor cameraman, se vuole toccare anche lei. Prova, Michele, no, ti disinfetto. Un altro minutino, perfetto, secondo me, no? Perfetto. Senti che profumo. Via manine, no, metti sotto. Scusa, ho 5 voilà. Di voilà. E via. Beh, buttato. No, rovinare tutto. No. Vadino, testino. Ti ha fatto sotto le carte, Yuri? Mm-hmm. Io quello col bus. Il bus? Che pezzo di bus. Crocchia, crocchia. Mm. Però che sporo, mi ha portato un po' di sale. Poi sale? Ne mi su questa sera? Vuoi? No. Ne mettiamo? No, va bene così. Più salutare? Nicola, ti vuoi Nicola? Certo che ho Italia, Nicola, abituato alla Cristina Parodi, te te ritrovi qua, con singano, tutto spettanà, quei tiracche, per niente pandan, e il dolce vita, tre taglie più piccolo, e braghe verte, i pantaloni aperti, traduciamo in tempo reale, perché si è rotto il bottone, e questo è il mio outfit. Il tuo outfit cosa vuoi dire? Guarda il tuo outfit. Oh. Il mio outfit è qui. Cintura. Mm-hmm. Cintura modello Giulietta. Mudandine Giorgio Armani. Erotiche. Giorgio Armani. Fermato. No, è su, Giorgio Armani. Se non... Tengo a prestare. Tempi di crisi. Se si è presta anche il mutante. Buono quello. Butte che sola, bravo. Ah, io non mai. Insomma, Italia, parlate garlic bread, qua la seconda portata che sto facendo, si stava parlando un po' anche per il Capodanno, dicevamo ciò, ci piaceva effettivamente Barcis, no? Che era perfetto, c'era tutto, vista lago, no? Bellissimo il paesino, eccetera, però giustamente chi è camperista e dice vado a farmi il Capodanno in camper, cioè che vuole stare magari in zone, i friulani, i veneto, dove vanno? Vanno a Barcis, perché grazie al cazzo hai un'area camper, seppur a pagamento, con tutti i servizi, letteralmente nel lago, cioè non nel lago dentro in acqua, però 2 metri prima, insomma, che fa sempre bene, e hai il paesino e tutto quanto, e quindi insomma rischiamo che arriviamo e troviamo già pieno di gente già che non conosciamo, figurati se poi portiamo anche noi gente, cioè non ci si starà mai. Ti stiamo dicendo come ultima spiaggia, eventualmente qua a Valvasone. Poi Michele diceva, cosa che hai detto? A Fazia di Piave c'è una bella area solta, molto grande, corrente di tutto, e c'è anche il tendone per coprirsi. Mai sentita dopo la guardia, dopo o domani, perché adesso stiamo anche bevendo, non vorrei formattarmi il computer da embriago, guardiamo... Anche Marco è un'alternativa. Sì, a Gorino. Gorino. A Gorino, Ferrara, siamo andati vicino a noi a Scardovari. Sì.
che vi ho messo su WhatsApp, vi ho messo il coso. Sì? Lì è una bella aria. È sempre qua con ente? Certo. Perché sai che è. Certo. Arriva. Io ho scelto proprio così, ho cercato su internet e ho cercato bene 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 e ho visto che c'era questa possibilità qua. Esatto, perché c'è un paese vicino, puoi fare la spesa, fatti quattro passi. Hai tutta la zona bellissima naturalistica del Po. Sì, ma è tanto famoso sto robo. Cioè che non secondo me no. Però c'è anche il telefono da chiamare. Telefonare e sentire, guardate, siccome fa parte di una cosa di marinai essenzialmente. D'inverno non c'era pescatori? Nessuno. Pescatori. Ma siamo tutti casa di Marco? Bellaista. Che sei? Che sei posto? Gaga e tece col sugo e fave? Sì, ok. E poi Gaga la ghetto per fare il bagno noi. Beh. Ti lascia stare perché sennò. Ma niente. Ti te neghi. Ah, pensavo per nudo. No, no, è nudo, sono perdere. Se andiamo su un posto più grande si può fare tantam e dire a più gente di venire. Se siamo qui, bisogna essere limitati. Eh beh, qua sì, ovvio. Sì, so che si diceva può sembrare antipatico, però giustamente. E il campeggio San Giovanni che tu ricevi te sopra l'ago è chiuso. No, ma il problema è arrivarci per i mezzi lunghi. Il problema è che io non che va su. Ma no, a parte quello. Ma, ma è per tutti un problema da su sei ghiacciato. A parte quello. Ma in ogni caso è un chilometro dal lago e dal paesino. Cioè cosa fai? Stai in campeggio? Allora non ha senso, vai in campeggio a Jesolo. Ma a piedi? Con lo skate elettrico? Un chilometro, io do chilometri, tu capio? Cioè andiamo un attimo, beva una roba, andiamo a vedere il lago, un chilometro, 2 chilometri, porca miseria. Scuse, poi mettete qualcosa su parlano, cioè il supposto non è per guarire da freve, ti proprio ti piace il concetto del supposto. Ma lì che ti ha Coca-Cola. Invece lei non mangia il garlic, mangia solo il pane. Eh sì, perché è velenoso sì. Per i cani. L'olio. Anche pomodoro? Pomodoro anche, però vabbè, non credo sia grave come l'aglio. Credo pomodoro fa male ai cani? Eh sì. Porco Dio. Perché le... I cani non hanno la prostata. Io sapevo che avesse mappe. Tutte le solanacee, quindi pomodori, peperoni, melanzane. Ma perché il cammino si è morto? Ti fanno, ciao! E io dopo cosa fai? Trume. Ah, trume e cavalete? È mattina. Ah, tipo cicciolina col cavallo? Mamma mia! Madonna, è una storica, come fai a sapere? Eri giovane! Buona, amore mio! E ancora, continua a vivere. Ma manda a scuola per imparare, no? Che colore aveva il cavallo bianco di Napoleone? Ma no, è bianco, Polessa? O bianco Zerone? Bianco era il nome. So che sei dita 8? Seconda fornata. Un po' di più di prima. È tutta la stua. Non ti spento la stua. Fai 9 e mezzo sto giro. Bravo, la stua. Sì, è spenta. Oh. Non salta la colonia. Quanti chilometri abbiamo qua? Uno? Non lo so. Ah, lo sai, penso che sia uno. Testa, secondo me sì uno. Un chilo sarà. Sì, perché 0,8 più o meno adesso sta andando il grill. No, forse più di uno, in grill è più di 0,8. No, il tuo è 0,8 secondo me. 0,8 microonde e grill è 1,1 secondo quindi me. Quindi avrai 1,5. No, sarà 1,2, 1,3. Massimo. Ma con un'età? Sì. Sì, una roba del genere, sì. Usate più, se no tu ti vado di taccaria qua roba. Dice 1,5. No, è possibile uno. La gota che ha studiato dal 2000. Possibile. Ieri sì. E la gota che ha studiato. Più luci televisione. È gata io? Sì. Yuri, abbiamo il campo col GPS. Ma se Giovanni che avesse avuto un GPS, cosa sarebbe cambiato? In che senso? Giovanni aveva il GPS. Ma che cazzo? Cos'è cambiato? Aspetta, se io parlare! Ma io cadi, mi butti roba addosso! Com'è che sei Giovanni? Giovanni aveva il GPS, gli rubavano il camper, cosa sarebbe cambiato? Ah! Niente. Che potevano intercettarlo prima! Venghino, venghino! Oh, che bene che adesso si sta stretti! Venghino! Ecco ragazzi, questa è la colonna sonora 2020, eccola là, per chi si chiede chi è, lei che canta la sonora. Si porta bene 2020, Sicuro che l'ho messo? Visto, non l'ho mai messo. Meglio se non c'è. Maria sta qua. Io non so sale. Ma se Maria è quella? Cosa fai mi qua Maria? Le cene in casa sì, guarda che tu vai. Guarda che servizio per gli ospiti. Esatto. Sai chi fa cortesie per gli ospiti, no? Va qua che cortesia che se non le fa usare le sottovagliette. Dopo li manda in culo, qui gli manda qualcosa, gli mangia e te va a fare in culo. Però si può la tortura. Dopo è il nostro chef, prego.
Signori, la cena è servita. Cosa mescolano? Marco, guarda qua, guarda qua che ti stanno chiedendo. Marco chef, mescola cosa? Abbiamo fatto una salsa con le fave. Wow. Che dite? Le fave sono le cose fondamentali per la vita. Ah, caspita. Una cosa piena di F. F. Con la pasta, è una roba tipica non nostra del nord, del sud, lei più calabrese. Ah. No, musichetta è zero qua sotto. La serra F è di figata. Mi sono abituato al tasta sale. Bene. A trifa. A Luanega. A Luanega. Ti no, si mi abitua a Luanega. Spandiamo le nostre pure. Magari. E fegadini, no. Fegadai. Sì. Fegadini, bro, di fegati. Cucinare col vin rosso, vero? E con bassi, ti piace con bassi? Sì, sì. Anche basta. E qualcosa che ti piace a te? Beh, vedi che posso dirglielo a tutti, però. Che antipatico. No, è che sono antipatica di questi rispetto. Francesco, cos'è che ti piace di più di tutto? Vediamo. È amore. Amore, cosa ti piace? Vedi quel pezzo di legno di prima che mettevamo il... A me piace. Vincere facile. La patata. Wow. Lessa. No, americana. Okay. Questo mettiamo No, americana no. Notare. Guardi. Eccola. Wow, guarda, piatto un piatto, grazie. Va prima gli ospiti. Prima Yuri. Prima gli ospiti. Prima Yuri. Prima gli ospiti. Ma Yuri. Gli ospiti. Buono. E la Emi aspetta. Però si è sbagliato. Perché prima gli ospiti, ma in priorità. Le donne. Ma le donne stanno riprendendo. Sì, già non abbiamo ripreso la gaffa di oggi. Senti come piove. Senti come viene giù. Madonna come piove. Però un fiale aio, siccome oggi che abbiamo mangiato poco, no? Vero, sì, non sì, quasi quasi mai, adesso. Ma siccome sì. Mi sembra di casa qua. Aglio e peperoncino, dai, dai, pezzo. Non è piatto di... Tuo, questo è tuo, questo è quello mio dietro. È il tuo prima. No, ok, fai il mio, prima cavo il cazzo e te metti qua. Eccolo okay. Qua, aglio e peperoncino misto, se no solo peperoncino là. Questo è mio, poi ti metti comodo qua vicino. Scusa, alla Marlene. Mamma mia. Vedete, fa 30, fa 30 un colaio. Sì, mi dispiace, cioè. Alessia non c'è. Aglio a 1000. Qua, l'ho trovato. La manetta. Dai, tu Piron, dai che maga Piron. Brutti kleptomani. Viva ragazzi. Kleptomizzabili. E un po' di ragù, chi vuole un po' di ragù ancora? Buona serata Italia, buona cena. Oggi in brocca tutte le aminte, cazzo, tutte le aminte comunque. Take a walk on the wild side. Oh oh. Tu mi hai fatto un post della peperonata tirata su col pane croccante, un bicchiere di vino rosso e un caffè sotto la pioggia. La peperonata si è finita, però siamo ancora avanti col vino rosso. Fai, aio, che ne più. Finì l'aio.